Bravo. Ovviamente ci ricordiamo che questa legge in realtà è un'approssimazione di primo ordine. Cioè noi in generale la forza di richiamo non è proporzionale alla deformazione, ma può avere un'espressione più complessa. Ma in prima approssimazione, se le deformazioni sono piccole, noi possiamo fermare lo sviluppo in serie di Taylor al primo ordine. E questa approssimazione è molto buona per tutte le applicazioni che noi pensiamo di fare nel corso di fisica 1, quindi ce la terremo per buona. Allora, bisogna mettere in evidenza che se io penso ad esempio all'esempio della gomma da cancellare, so anche che se invece di comprimerla con le dita la metto dentro una morsa da officina e comincio a stringere la morsa, se esagero con la forza che viene applicata a questa gomma si schiaccia e si deforma permanentemente. Quindi in realtà tutti i corpi, no? Sottoposti a una sollecitazione esterna, e se la sollecitazione è piccola, reagiscono con un regime elastico, e cioè si deformano e poi riprendono la forma originaria, come il caso della gomma Staedtler. Quindi regime elastico per piccole sollecitazioni. Per piccole sollecitazioni. Tuttavia, se io ho delle sollecitazioni un po' più grandi, si va in un regime plastico, cioè tutti i corpi elastici, se sollecitati troppo, a un certo punto si deformano permanentemente, e quindi per sollecitazioni più grandi, e tutti i corpi, se la sollecitazione è veramente grande, arrivano alla rottura. Sollecitazioni più grandi. Allora, si dice, in termini, diciamo, tecnici, che se il carico è piccolo, cioè se la sollecitazione è piccola, il regime è elastico. Ma si dice che c'è un cosiddetto carico di snervamento, che è quel carico, diciamo quella sollecitazione limite che io applico, che mi fa passare dal regime elastico a quello plastico, cioè se io arrivo a valori di sollecitazioni esterne che sono intorno al cosiddetto carico di snervamento, si ha la transizione, quindi il materiale comincia a deformarsi, e si ha un cosiddetto carico di rottura in cui si ha la rottura del corpo. Ovviamente questo carico di snervamento e carico di rottura sono differenti a seconda del materiale con cui ho a che fare. Il carico di snervamento per la plastica è diverso da quello dell'acciaio e così via. E questo fa parte, diciamo, della scienza dei materiali che viene studiata, diciamo, più nei corsi di laurea in ingegneria meccanica. Allora, da questo punto di vista, molto brevemente, giusto per fare un richiamo, quando io ho un tavolo e mi sono domandato che cosa significa che il tavolo esercita una reazione normale, adesso capisco che in realtà che cos'è la reazione normale? È quando io metto una persona
in piedi sopra un tavolo, in realtà che cosa sta succedendo? Succede che il piano del tavolo viene sollecitato dalla forza peso che agisce sulla persona verso il basso, si deforma e la deformazione dà luogo a una forza elastica. Quindi, di fatto, la reazione normale che esercita il tavolo è una forza di natura elastica. Chiaro? Adesso è anche chiaro che se io ho un tavolo, no? E sopra ci metto, vediamo se sono bravo. Un bel elefante. Allora è chiaro che la deformazione del tavolo sarà molto più grande e può essere che la forza peso, che neanche riesco a disegnare nel disegno, no? Esercitata sull'elefante, sia superiore al carico di rottura. A quel punto che cosa succede? Succede che il vincolo si rompe. Allora, questo per riportare, diciamo, agli esempi che abbiamo fatto precedentemente. Allora, quindi abbiamo detto questa cosa, no? E abbiamo rappresentato in questa maniera. Adesso, se e quindi in questa formuletta qui, no? La quantità x meno x con 0 è l'allungamento del mio materiale. E ci ricordiamo anche che se invece di allungarsi il corpo si accorcia, questa differenza diventa negativa e la forza invece che tirare nel verso delle x negative spinge nelle x positive. Quindi è concorde con la descrizione che abbiamo dato. Adesso, se io approccio questo fenomeno prendendo un asse x che ha origine nella posizione in cui il corpo non è deformato, no? Allora nel momento in cui il corpo viene deformato, l'estremo del corpo si va a portare nella direzione x, allora voi capite che l'allungamento corrisponde proprio ad x. Allora in questo caso la forza elastica viene espressa come meno k x per il versore dell'asse x. Però in questa formula, no, x è l'allungamento del mio corpo. Nella formula che avevo dato precedentemente, x era la lunghezza del corpo una volta che viene deformato. Allora vi potrà capitare di vedere la forza elastica espressa in questa forma o nella forma precedente e deve essere chiaro che questo è il significato. Molto spesso questa formula, anzi no, non lo diciamo. Allora, ora noi, questa proprietà che noi abbiamo dato di generare una forza elastica è tipica di tutti i corpi materiali e quindi vale per un filo che viene tirato, vale per un tavolo che esercita una reazione normale, vale per la gomma Settler, ma in particolare vale per dei dispositivi meccanici che vengono chiamati molle, no? L'abbiamo detto ieri. Quindi da ora in poi noi rappresenteremo, diciamo, una forza di natura elastica come la forza che si esercita all'estremo di una molla che viene allungata di una certa quantità x. Quindi in tutti gli esercizi la forza di natura elastica viene rappresentata con una molla. Perché la molla è molto importante nelle applicazioni meccaniche? Perché modificando la forma della molla, la grandezza del filo, il passo, il diametro delle volute e il materiale di cui è fatta la molla, si riesce a modulare il coefficiente K. Quindi si riescono a ottenere molle con valori di K più o meno grandi. Il coefficiente K viene definito come costante elastica della molla. Adesso
Quindi da ora in poi, quando noi tratteremo la forza elastica, spesso useremo questa espressione qui, dove x è l'allungamento, e come simbolo che rappresenta un corpo che eserce una forza elastica, useremo quello della molletta. Adesso la domanda è la seguente, supponiamo, ci fermiamo a dare una proprietà, supponiamo di avere una molla che sia allungata, cioè di costante elastica K e che sia allungata di una certa quantità X, perché a questa molla noi abbiamo applicato una forza dall'esterno. Quindi immaginiamo di avere la molla che si trova ferma, fissata, scusate, ad una parete, e supponiamo di applicare una forza dall'esterno alla molla, ad esempio con la mano, tirando l'estremo di questa molla. Allora, in condizioni statiche, cioè nel momento in cui la molla è allungata e rimane a quella lunghezza, questo punto qui, cioè l'estremo della molla, è fermo. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che a questo estremo c'è una forza di natura elastica, chiamiamola F1, perché ci servirà poi darne un altro nome. C'è una forza F1 che tira da questa parte qua. E siccome il punto è fermo, io so che la somma della forza esterna più la forza F con 1 deve essere uguale a 0. Ma questa è l'evidenza che vedo. E d'altra parte, allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che questa forza F1 è uguale opposta alla forza che viene effettuata, data dall'esterno. E d'altra parte, scusate, io ho una molla. E so che dall'esterno no, lo sto tirando con una forza esterna e vedo che la molla è ferma, no? Non si muove, ma la sto tirando verso destra con la forza esterna. Allora, se la molla è ferma, vuol dire che ci deve essere un'altra forza che viene esercitata sulla molla che la mantiene ferma. Questa forza da chi viene esercitata? Viene esercitata dal muro che tira l'estremo di questa molla in direzione opposta. E questa forza è la reazione del muro che tira in questa direzione. E allora, io so che per quanto riguarda la molla, la somma di questa forza di reazione più la forza di natura esterna deve essere uguale a zero, perché la molla è ferma. E quindi che cosa ottengo? Ottengo che questa forza di reazione deve essere uguale a meno la forza di natura esterna che io sto applicando dall'esterno. Ma allora dico, va bene, R deve essere uguale a meno forza esterna, ma meno forza esterna è la forza F1, quindi questa R è uguale ad F1. Però che capisco anche? Capisco anche che questo punto qui, dove l'estremo della molla è fissato, è fermo. Allora, se è fermo, che cosa vuol dire? Vuol dire che se è tirato dalla forza R in questa direzione e lui è fermo, vuol dire che c'è una forza che lo tira uguale ed opposta in questa direzione, che si chiama F2. E allora cosa capisco? Capisco che R è uguale a meno forza esterna, ma so anche che R più la forza F2 deve essere uguale a 0, ovvero che R è uguale a meno questa forza F2. E comparando queste due relazioni qui, capisco che queste due ovviamente devono essere uguali, e
capisco che F1 deve essere uguale a meno F2, e cioè che agli estremi della molla, in questo punto qua e in questo punto qua, scusate, questo punto qua, ci sono due forze, F1 ed F2, che tirano una da una parte e una dall'altra, sono uguali in modulo ed opposte in verso. Questo cosa ci fa capire? Questo ci fa capire che quando io ho una molla che ha una certa lunghezza a riposo x con 0 e quindi non è elongata, e la prendo e la allungo, e quindi la porto a una lunghezza x, ad esempio, maggiore di x con 0, la molla esercita una forza di natura elastica sia a un estremo che all'altro estremo. Chiamiamole forza di natura elastica 1 e forza di, anzi, 2 e 1. Cioè la molla tira a tutti e due gli estremi, e queste due forze, forza di natura elastica all'estremo 1, sono uguali ed opposte. Quindi, e hanno lo stesso modulo, cioè il modulo della forza a un estremo è uguale al modulo all'altro estremo, e questo è pari in modulo all'allungamento della molla per la costante elastica K. Quindi, quando io studio una molla, devo sa sapere che la forza elastica ha valore K per l'allungamento e viene applicata ad entrambi gli estremi della molla. Molto spesso negli esercizi, siccome uno studia fenomeni elastici in cui un estremo è fissato alla parete, e so che in questo punto qua la reazione normale sarà sempre, scusate, vincolare, sarà sempre uguale alla forza elastica, io mi dimentico di questa forza F2, perché questo punto comunque so di essere fermo, e penso che la forza elastica sia applicata solo in questo estremo qui. Però bisogna stare attenti perché la forza F2 c'è effettivamente. Allora, ci ho detto, quindi ricordiamoci che quando uno ha una molla, la forza elastica viene applicata ad entrambi gli estremi della molla. Adesso ci domandiamo la seguente cosa, diciamo, completiamo un po' la descrizione di ieri. Supponiamo di avere appunto una molla che sia vincolata ad un estremo e che abbia una costante elastica K, che a un certo istante sia allungata di una certa quantità x. Chiamiamo x l'allungamento della molla. E supponiamo che all'estremo di questa molla ci sia collegato un punto materiale di massa m. Quindi, quale potrebbe essere questo caso? Potrebbe essere quello di una molla. Io ci attacco un punto materiale di massa m, allungo la molla, no? Di una certa quantità, e poi voglio studiare il moto di questa molla. Allora, se voglio studiare il moto di M, che dovrò dire? Dovrò dire la somma delle forze applicate a M deve essere massa per accelerazione. Adesso, quali sono le forze che agiscono su questo punto materiale? Allora, qui a rigore, io che dovrei dire? Dovrei dire, va bene, ci sarà una forza peso che agisce sul punto materiale. Se io immagino che il mio punto materiale sia appoggiato su un piano, ci dovrà essere anche una reazione normale. E so che se la molla è allungata c'è una forza di natura elastica, che sarà diretta verso sinistra o verso destra, a seconda se la molla è
è allungata o accorciata, a secondo se x è positivo o negativo. Ok? Allora, se posso trascurare gli attriti tra il punto materiale e il piano su cui viene appoggiato, e quindi se non ho attriti, io dovrei scrivere che devo mettere dentro questa equazione, dovrei mettere forza peso più reazione normale più forza di natura elastica uguale massa per accelerazione. Ma io so che se il piano è orizzontale, queste due quantità, forza peso e reazione normale, si fanno equilibrio tra di loro e quindi scompaiono dalle forze, si sommano a zero. Allora, per cui molto spesso quando si hanno problemi in cui si ha un oscillatore armonico, no? Ah, scusa, non oscilla, una molla, no? Io immagino che un estremo sia vincolato, quindi immagino che sia fermato alla parete. Immagino che ci sia una massa M applicata in questa posizione e non mi sto neanche a preoccupare di sapere per quale motivo questa massa si possa muovere solo lungo la direzione X. Cioè immagino che ci sia un piano che sostiene una massa e che la forza peso sia annullata dalla reazione normale. Quindi non sto, diciamo, a perdere più di tanto tempo nella descrizione di N e P. E quando scrivo l'equazione di Newton, scrivo semplicemente che la forza di natura elastica è uguale alla massa per l'accelerazione del mio punto materiale. Ma adesso la forza di natura elastica ha un'espressione che è meno K per l'allungamento della molla per il versore dell'asse X. Questo deve essere massa per accelerazione. Dal momento che questa massa si può muovere solo lungo x, chiaramente questa espressione vettoriale qui ha una sola componente rilevante, che è quella lungo la direzione x. Quindi posso proiettarla lungo la direzione x. Quindi se proietto lungo la direzione x avrò meno kx, deve essere uguale a massa per accelerazione. Ma d'altra parte io so che l'accelerazione è la derivata seconda della posizione rispetto al tempo, due volte. Allora, ora ottengo quindi, se uguaglio questi due termini tra di loro, e se, diciamo, riscrivo questa relazione come m derivata seconda di x rispetto al tempo due volte, più kx deve essere uguale a 0. Adesso posso dividere a destra, anzi tutti e due i termini, per la massa m. Qui la massa si semplifica e ottengo questa equazione qui. Adesso, che cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho una molla alla quale è collegata una massa m, se a un certo istante la molla è allungata di una certa quantità x e lascio che la massa m si possa muovere, la massa m si muoverà nel tempo, la sua coordinata x cambierà nel tempo, quindi ad esempio la massa potrà arrivare qui, potrà andare indietro, potrà andare qui, cioè la sua posizione sarà una funzione del tempo. E la sua posizione obbedisce a questa equazione qui. Adesso, questa equazione qui, che equazione è? Dell'oscillatore armonico? È, diciamo prima, è un'equazione differenziale del secondo ordine, in cui compare la derivata seconda della posizione, compare la funzione posizione, e c'è una costante qui a moltiplicare x. E questa equazione è molto simile all'equazione che noi abbiamo scritto sulla lavagna nelle scorse settimane, vi ricordate, che è l'equazione dell'oscillatore armonico.
molto simile. Vedete, avete la derivata seconda di x rispetto al tempo due volte, avete la funzione x e avete qua una costante moltiplicativa. E allora che cosa capisco? Capisco che se io ho una molla con attaccato una massa m, se la molla è a un certo punto viene elongata e poi viene lasciata libera di agire, la molla eserciterà una forza, accelererà il mio punto materiale e il punto materiale, dovendo seguire questa equazione differenziale qui, avrà un moto, un andamento, un andamento nel tempo, la sua posizione sarà data da una x di t che deve essere soluzione di questa equazione. Ma vedete che questa equazione è l'equazione dell'oscillatore armonico e quindi il moto del mio punto materiale sarà di tipo armonico, dove la pulsazione del moto omega, se io comparo questo termine qua con questo termine qua, deve essere tale che omega quadro deve essere uguale al rapporto della costante elastica della molla diviso la massa del punto materiale. Ovvero questa pulsazione deve essere uguale radice di K su M. Cioè un punto materiale di massa M attaccato ad una molla di costante elastica K si muove di moto armonico con una pulsazione che è pari alla radice di K su M, ovvero con un periodo, vi ricordate nel moto armonico che è 2 pi greco sulla pulsazione, che è 2 pi greco radice di M su K. Allora quindi capiamo che un sistema cosiddetto massa molla, se viene deformato lungo una certa direzione, la direzione della molla, è lasciato libero di evolversi, esegue un moto di tipo armonico intorno alla posizione di equilibrio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se la mia molla ha una certa lunghezza, a riposo e se io la allungo di una quantità x ha, diciamo, un andamento nel tempo che sarà dato da una funzione sinusoidale, quindi x oscillerà tra un valore massimo e un valore minimo, un'ampiezza a e meno a, vorrà dire che il mio punto materiale si muoverà intorno alla posizione di equilibrio e farà avanti e dietro tra due posizioni limite, dove ci sarà un allungamento massimo a e un accorciamento, massimo meno a. Questo sarà il moto. Adesso guardiamo questa definizione che abbiamo ottenuto della frequenza di oscillazione. Questo che cosa ci dice? Ci dice che se K è grande o M è piccola, questa pulsazione è grande. Che vedete, se K è grande, omega cresce, se M è piccola, anche omega cresce. Cioè, se ho una molla con un grande coefficiente, una grande costante elastica, un grande valore della costante elastica e la massa, ad esempio, o la massa è piccola, allora le oscillazioni avverranno a grande frequenza. Cioè la massa si muoverà molto velocemente. E questo è chiaro perché? Perché se la massa è piccola, la sua inerzia è piccola, quindi il punto tenderà a essere accelerato molto, quindi si tenderà a muoversi. E se la costante elastica è grande, K, cosa vuol dire avere un valore di K grande? Siccome la forza elastica si esprime come meno Kx per il versore dell'asse x, che cosa vuol dire che K è grande? Vuol dire che per una piccola deformazione il mio materiale è in grado di esercitare una grande forza, cioè se K è grande, anche se x è piccolo, la forza elastica sarà grande. Quindi,
quali sono i corpi che hanno grandi costante elastiche? Quelli che sono molto rigidi, che quindi non si vogliono far deformare, e quindi una piccolissima deformazione corrisponde a una fortissima forza elastica. Quindi i materiali che sono rigidi o che di massa piccola tendono a oscillare a frequenza grande, mentre se ho K piccolo, cioè una molla che ha una costante elastica, ma questa è molto piccola, cioè una molla che non è in grado di esercitare una grande forza elastica, o se la massa è grande, allora la frequenza omega sarà piccola, cioè il mio corpo tenderà ad oscillare lentamente, più lentamente, e cioè sarà legato alle caratteristiche sia della massa che della costante elastica della molla. Quindi da ora in poi ricordiamoci che un punto materiale collegato a una molla di costante elastica K si muoverà di moto armonico con la legge che vedete qui, che è quella tipica del moto armonico, questa legge qui, dove la costante A e la costante Φ, l'ampiezza e la fase iniziale, saranno determinate dalle condizioni iniziali, cioè se io lascerò la molla con una certa velocità all'istante zero in una certa posizione, queste due quantità determineranno qual è il valore di A e qual è il valore di Φ che io devo mettere in questa relazione, esattamente come nell'esercizio del moto armonico che abbiamo fatto la scorsa settimana. Allora, quindi questo, diciamo, conclude l'argomento della forza di natura elastica. Da ora in poi noi rappresenteremo un corpo che è in grado di esercitare una forza elastica con una molla, eccola qui, con costante elastica K. Non ho detto che K ha come unità di misura newton su metro, perché ovviamente qui newton su metro moltiplicato per metri mi dà newton. E come legge della molla scriveremo questa relazione qui sempre, dove x è l'allungamento della molla. A volte invece di questa espressione trovate, come detto all'inizio, questa espressione qui, dove x in questa formula qui è la lunghezza della molla e non l'allungamento, quindi la lunghezza quando il materiale è deformato, ma chiaramente è chiaro qual è il significato. Allora adesso abbiamo 39, abbiamo 5 minuti, possiamo dare un esercizio. Guardate come sono diventato bravo. Lo vedete? Professore, scusi, posso chiedere solo una cosa? Prima ha detto che x meno x con 0 sarebbe la lunghezza della molla. E non ho capito, non sarebbe di qua. X meno x con 0 è l'allungamento della molla. È la differenza tra la lunghezza quando viene deformata e la lunghezza quando invece è a riposo. Ok, va bene, perfetto. Grazie. Allora, abbiamo questo esempio nel testo in cui vi viene detto un corpo di massa m posato su un piano orizzontale viene tirato da una forza F che estende una molla, come mostrato in figura, e ovviamente non ho fotografato la figura. Vabbè, poi adesso la figura la facciamo. E si muove con accelerazione A, senza oscillare. Quindi il corpo di massa m viene tirato da una forza F e viene tirato tramite una molla. E il corpo si muove con un'accelerazione A, però il corpo non ha un moto oscillatorio, ma si muove, diciamo, con l'accelerazione A sempre nella stessa direzione, costante. Calcolare l'allungamento della molla se il piano è liscio.
E se tra corpo e piano c'è un coefficiente di attrito dinamico mi con d. E poi dice una cosa esplicitamente: si trascuri la massa della molla. Allora, cosa si intende? Lo disegniamo. Allora, qua. Allora, esempio, 2 punto, non mi ricordo che punto fosse, poi ce lo aggiungiamo. 11. Punto 11. 11, 11. 11, grazie. Allora, supponiamo di avere un corpo di massa m che è attaccato a una molla. E questa molla viene tirata ad un estremo da una forza F, chiamiamola forza esercitata dall'esterno. La molla ha una costante elastica K e ovviamente sarà allungata di una certa quantità X. E come risultato, questo corpo si muove lungo un piano orizzontale con una accelerazione a costante, quindi viene accelerato con un'accelerazione a. Il testo dà due informazioni base. La prima è che la massa della molla è nulla, cioè che io trascuro, la massa della molla rispetto alla massa di m piccolo del corpo. E la seconda cosa è che M non oscilla. Che cosa vuol dire che M non oscilla? Potrebbe essere che mentre M viene trascinato dalla molla, M potrebbe fare avanti e dietro, no? Un moto di questo tipo qui. Cioè la molla potrebbe, mentre viene tirata, accorciarsi e allungarsi, accorciarsi ed allungarsi. Allora, questo può accadere, però è molto più difficile da trattare. Quindi il testo vi dice: supponiamo che non si abbia questo fenomeno, ma supponiamo che l'accelerazione con cui si muove M sia costante e che la molla, diciamo, sia sempre in trazione con lo stesso allungamento x, cioè sia allungata di una quantità x. Allora, lo abbiamo enunciato, facciamo adesso la pausa e poi dopo la pausa lo risolviamo. Quindi ci rivediamo all'una.